Bentornati sul canale. Allora, adesso vi mostro la seconda parte dei prodotti terminati del mese di marzo, quelli che riguardano la skincare, il corpo, quindi non i detersivi o quant'altro. Pesco da questo sacchetto, quindi prendo a caso. Allora, terminato il detergente intimo della Chilli, questo è il nostro preferito e tra l'altro ne abbiamo già iniziato un altro, ma siamo rimasti senza, per cui a breve dovrò fare un'incursione da Tigotà perché non ne abbiamo più. Quindi uno era questo. Poi, terminato il dentifricio nostro, questo che amiamo tantissimo, menta dente al cocco e menta, però ho deciso di non comprarlo più perché lo trovo solo da Tigotà, scusate, da Esselunga, però vedo che il formato questo è da 125 ml, ma costa sui 3 euro, quindi non so se lo ricomprerò, comunque è sempre buono. Poi vediamo, allora, terminato questo doccia gel vellutante Biolis Nature, che era Green Selection, questo qua naturale, questo l'ha utilizzato in principal modo, principalmente, principal modo, mio marito, e sì, si è trovato bene, ha detto che però non era profumato come lui, come a lui piace, a lui piacciono tantissimo quelli della felce azzurra, quindi questo per lui era buono, però non da dare un buon profumo, quindi al corpo. Questo era l'Argan, io so che ne ho un altro lì a casa, adesso lo useremo noi, e questo l'avevo preso perché era il 98% di prodotto ingredienti naturali, però lui dice che insomma non più di tanto. Poi ho terminato, un altro igiene intimo, questo qua di Lactacid. Questo non era male, devo dire, abbastanza densa come soluzione, profumato, è piaciuto. Questo l'abbiamo usato in particolar modo io e mia figlia. Sì, non era male, anche se forse il cigli è anche più comodo perché è a pressione, questo qua invece bisognava aprirlo e versarlo, per cui forse quello là è anche un po' più comodo, però non è male neanche questo. Poi ho terminato questo scrub di Organic Shop alla rosa che avevo preso e è terminato, piaciuto tantissimo, buon prodotto, scrubba bene la pelle, non la irrita, la rende anche profumata, bella morbida. Adesso ne abbiamo utilizzato, cioè ne stiamo utilizzando un altro, quello al caffè che non mi dispiace, però questi qua sono veramente validi, costano poco e fanno un buon lavoro. Scusate per il rumore. Poi terminato ancora per il bagno doccia, allora questa mousse silk della Nivea alla vaniglia caramel. Allora, la profumazione è ottima, la schiuma, la mousse era molto corposa, molto cioè molto bella, bella densa, insomma, bella, non si smontava, però io personalmente non mi piaceva quando la mettevo sul corpo perché non mi sentivo pulita. Non lo so, mi lasciava un po' così. La profumazione è buona, però non mi sentivo pulita bene, ecco, non riuscivo a lavarmi con questa mousse che era molto densa, non smontava, eccetera, però non riuscivo tanto a lavarmi. Vabbè. Poi ho terminato questo detergente viso alla rosa moschetta del Cile di Bottega Verde e devo dire che questo qua l'ho ricomprato perché anni e anni fa ne avevo già utilizzato, mi ero trovata benissimo e confermo che mi sono trovata molto bene con questo detergente viso. Ha un gel molto morbido, delicato, una profumazione piacevole, deterge bene il viso, non lo secca, ottimo, mi è piaciuto. Poi, sempre per il viso, questo che è bocciatissimo, ma di questo ve ne ho già parlato nel video e ha proprio il merito a questo ed è appoggiato. Questo detergente viso non mi è piaciuto per niente. Poi finito dei saponi mani che adesso vi faccio vedere. Questo qua di spuma di champagne, buona la profumazione. Tra l'altro era anche con questa era la profumazione di olio di argan e patchouli e con antibatterico. Vedete qua che lo siete. Piaciuto, è buona la profumazione, durato parecchio, nonostante ci continuiamo a lavare le mani sovente in questo periodo, sono 250 ml di prodotto ed è buono. Un altro sapone per le mani antibatterico, questo Neutromed. Questo qua, antibatterico, azione igienizzante, buonissimo, non c'è da dire. Igienizza, pulisce, non secca le mani, va bene, buonissimo.
Poi sempre un altro sapone per le mani, questa volta della linea di Sien, questo qua preso la Lidl, questo da 500 ml di prodotto. Questo qua era al pepe nero, è eccezionale, sia come profumazione, sia come detergenza, sia come non screpola le mani, le rende profumate anche dopo. E tra l'altro questi saponi di Sien che si trovano alla Lidl costano un pochino di più di quelli classici che ci sono. Questo costa, mi sembra, su 2 euro, 2,50 euro, però fate che conto che sono 500 ml di prodotto, quindi insomma, e poi è una profumazione, una linea un po' particolare, e devo dire che ci è piaciuta tantissimo. Questo qua poi è pepe verde, pepe nero, scusate. Poi terminati, ecco qua, tre creme mani. Allora, questa che ho anche tagliato perché è piuttosto densa, di Esselunga, buona, una crema anti-age di cui io avevo già parlato in un altro video, buona, devo dire che ha idratato molto bene le mani, ottimo. Poi questa qua l'abbiamo usata, la Cetaphil crema idratante, vedete? Questa qua è una crema presa in farmacia che andava bene per le pelli secche, molto secche e sensibili. Diciamo che qui c'è scritto che è utilizzabile sul viso e sul corpo, ma io e mio marito l'abbiamo utilizzata per le mani e devo dire che è veramente corposa, veramente idratante, molto densa. Fate conto che sono, dunque, non so quanti ml di prodotto sono 4, sono 100 ml di 100 grammi di prodotto. Ci è durato un anno perché me la ce l'ha regalata mia suocera un anno fa, più o meno a gennaio, perché io avevo delle mani che erano proprio devastate e l'abbiamo finita adesso, per cui è durata un annetto. Buona, però è molto densa, è molto pastosa, ecco. Poi è finita questa crema mani della Sien, che è veramente ottima, che come avevo detto è il gruppo della Neutrogena, quella svedese, ed è eccezionale e costa solo 0,99. Appena andrò alla Lidl, rifornimento. Poi ho terminato questo shampoo Ortica Ginepro sebo regolatore della Hibio, ottimo, ottimo, veramente buono. Ne abbiamo lì un altro che spero di trovarlo ancora da Tigotà. Piaciuto tantissimo, rende i capelli morbidi, puliti, anche a lungo, leggeri, veramente buono, veramente ottimo shampoo questo qua. Poi cosa ho finito? Allora, ho finito, ho fatto questa crema, questa maschera Hydra Bomb di Garnier, perché quel detergente che vi ho fatto vedere, che non mi è piaciuto per niente, mi ha seccato tantissimo la pelle, per cui dovevo cercare di idratarla, cercare di riportarla al suo livello lipidico, e quindi facevo maschere su maschere. Questa qua è sempre una garanzia perché è molto idratante, molto imbevuta, è ottima come crema, ma come crema, come maschera, ma già lo sapete, quindi non c'è bisogno che ve lo... Poi ho terminato, allora, questo burro cacao della linea Urra, che a me ha dato l'estetista, infatti ne ho un altro in utilizzo. Questo è al cocco, ma si trova anche su Ecoverde, e è un ottimo balsamo labbra che le rende morbide, le idrata tantissimo, soprattutto perché le ha screpolate, come mia figlia in particolar modo, ma anch'io. E questo è al cocco, ma ci sono vari gusti, solo che costa sui 7 euro. Lo trovate anche sul sito di Ecoverde e io l'ho trovato dalla mia estetista, ma è veramente valido. Finita poi questa crema viso di Bottega Verde al retinolo plus. Buona, non era un campioncino, proprio la vendevano così, sono 220 ml di prodotto. Io l'avevo presa perché volevo provarla e mi sono trovata bene, una crema idratante per pelli secche normali, mi ha idratato bene il viso, tra l'altro è anche una buona profumazione, quindi non è stato un brutto acquisto, insomma, mi è piaciuta. Poi ancora ho fatto lo scrub, questo della Geomar, scrub talasso scavi modellante, effetto seta, vabbè, ma sappiamo tutti che i prodotti Geomar a livello di corpo come scrub sono veramente validi. Io continuo a prendere le bustine, ma mi devo prima o poi svegliare e comprare la scatola, il barattolo vero e proprio, quindi questo è fantastico, le rende la pelle molto liscia, molto morbida, la leviga, non la irrita, è perfetto. Ho ancora qualcosina, sì, due o tre cosine. Allora, terminato, sì, questo campioncino di dentifricio di Colgate, a me piace tantissimo Colgate, questo tra l'altro l'ho finito io perché era lì, tanto viaggi ormai non se ne fanno, per cui terminato, buono. E poi due campioncini, questa è una crema viso notte bio che avevo preso da Natura Equa,
una buona crema, molto abbastanza densa, corposa, però una volta sul viso si stendeva bene, era una crema notte, quindi è valida, prodotti naturali perché non c'è niente da dire. E sempre di Natura Equa ho voluto provare, che ho usato questo campioncino di crema corpo al mandarino verde. Ottima crema, come ottima profumazione, non è una profumazione che non è di mandarino, cioè non pensate al mandarino classico che trovate quindi d'inverno sulle tavole, no, non c'entra niente, è una profumazione molto fresca, energizzante, si è assorbita molto bene sul corpo, l'ha idratato e profumato anche molto delicatamente. Infatti mia figlia quando mi ha abbracciato ha detto: "Mamma, ma che buon profumo, profumo di crema hai!" Veramente buona, mi è piaciuto, sono prodotti bio, anche questo di Natura Equa. Basta, terminato, sacchetto vuoto. Questi erano tutti i prodotti utilizzati dalla metà di marzo fino ad oggi, che è la fine. Quindi io vi saluto, spero che voi stiate tutti bene e vi do appuntamento nel prossimo video. Buona giornata!